applauso a Fiati, Benedetto Lira. Chiara Mastroianni, voce, Tappuene. Chitarra elettrica, digitale, plastica, complicata, molto Nico Cazzanieri. Batteria Pippo Mellace. Lira, chitarra e tante altre storielle, Ettore Castagna. Questo è, diciamo, uno dei vari progetti che negli anni hanno, diciamo, caratterizzato la strada del gruppo Remiro, un gruppo che esiste un po' fra la scempiglia, come si dice, come nelle storie d'amore complicate e come nelle storie esistenziali complicate. Esiste dalla fine degli anni 70, dal 79, in potremmo dire in varie salse, progetti elettrici, acustici, più o meno sperimentali, più o meno vicini a quello che è il nostro riferimento, che è la musica di Pasquale Contadini della Calabria, una regione che certe volte noi crediamo per fede, sostanzialmente non sappiamo se esista veramente nemmeno noi calabresi certe volte. Quindi è difficile dire dov'è la Calabria, se la Calabria è nella nostra vita di calabresi del mondo, perché oggi esistono, la Calabria è la regione che più ha generato emigrati nella storia d'Italia. Ci sono 2 milioni di calabresi in Calabria e circa 27 milioni di figli calabresi dall'Unità d'Italia in poi in giro per il mondo, overseas. Avremo modo comunque di fare 4 chiacchiere durante il concerto, anche perché se no poi finisce al comizio, come si usa fare nella festa dell'Unità molto tempo.
allora diciamo che tra l'altro probabilmente chi ha letto il programma forse non riconosce nemmeno il gruppo, perché sul programma è comparsa una formazione, siamo qui con un'altra. Non è il solito imbroglio alla meridionale, non preoccupate, è semplicemente un frainteso, ci passa dei calabresi, cubina, no niente, no. Quella, anche perché sulla foto c'è uno enorme, altissimo con un barbone, qui abbiamo una bella ragazza con vestito rosso, cioè questi sono un po' strani, non preoccupatevi, era un normale errore di trasferimento di informazione tra noi e gli amici del museo e così via. Quindi questo speriamo che ci perdoniate nel corso del concerto, se ce lo mettiamo. Allora, questo concerto è un concerto che in qualche modo ripercorre brani anche della discografia più vecchia del nostro gruppo, anche c'è un album di molti anni fa, più di 30 anni fa, si chiamava Non Sole Non Luna. Questo brano è proprio Non Sole Non Luna, che dà appunto titolo dell'album di tanto.
i testi della tradizione non è sempre facile, no? Cioè, sono molto affascinanti, così affascinanti che poi magari viene voglia di imitarli. Certe volte le imitazioni o lo studio, rifarli, riscriverli, viene bene, altre volte viene male, altre volte ci sono dei modelli che sono così belli che non è proprio il caso di toccarli. Questo è il caso di Rocco Pulitano, è un poeta popolare, completamente analfabeta della, ma forse questo è il bello, come si dice, della costa ionica regina. Questa è una canzone che si chiama Sonatura, un po' sulle difficoltà della vita. Insomma, non so, per chi non è madrelingua non sarà facile capire i nostri testi. Vabbè, se guarda, c'è il display in inglese che passa la traduzione. Però una certa volta non si preoccupa perché non ci capiamo fra calabresi, perché c'è fra la provincia di Cosenza che parla in un modo e le altre province certe volte non ci si capisce. Ah, ma se parliamo in dialetto dobbiamo parlare o in tedesco o in inglese ormai, perché l'italiano non parla una cosa a nessuno, quindi è un problema, sì. Comunque una canzone su, alla fine l'autore dice che un po' insomma i guai passano, quindi mi sistemo nel mio orto e mi metto a parlare con la luna, perché in qualche modo fino al primo poi i guai insomma sì. Sonatura per mi sono.
Thank you.
vengono da un nostro album di molti anni fa, si chiamava Tutambù. Questo che facciamo adesso l'abbiamo fatto solo sul disco, mai suonato dal vivo. Francamente non sappiamo ancora il perché, però ogni tanto succede. Ed è una rielaborazione di una canzone tradizionale con un testo nostro. Nella fattispecie è un testo mio ed era, come posso dire, sono momenti nella vita in cui uno magari fa pensieri complessi, certe volte si fanno pensieri anche molto esistenziali. Questa, il testo parla proprio di una cosa di cui tante volte non vorremmo parlare, ma che è la morte. Quindi a un certo punto dice: duriamo quanto l'arcobaleno, quando il tempo che il persico, se il pesco non faccia più fiori. Quindi questa è l'immagine che chiude la canzone. E dopo segue La città del sole. Calabresi, popolo non solo di emigranti ma anche di sognatori. Tommaso Campanella, 5 secoli fa, aveva immaginato una città di liberi e di uguali, chissà se ci arriveremo mai, nel frattempo si sogna. E allora da questo libro abbiamo tolto delle frasi. Quando l'ho portato a Vasiani, ho detto sì, va bene, l'hai elaborato, ma è comunque di Campanella, quindi io risulto autore insieme a Tommaso Campanella, che dopo 5 secoli ti viene diritti d'autore, non so dall'aldilà, quindi pazienza. E questo brano si chiama La città del sole, quello che segue Lirio, che vuol dire arcobaleno. No, 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 no,
dagli album vecchi agli album nuovi, questo invece da un lavoro discografico molto più recente, due anni fa, si chiama Sette Pianeti, una melodia tradizionale, è un testo nostro e poi un altro strumentale che lo segue. Thank you.
Allora, ci sono canzoni nuove, vecchie storie musicali, questa invece è un brano che abbiamo composto forse meno di un mese fa, si chiama Chi stilò, che è una melodia che nel catanzarese si potrebbe dire di strina, cioè quando si fanno le canzoni di auguri o si va di casa in casa per portare degli auguri in occasione di qualche festa o di qualche momento di gioia, di magari il battesimo, arrivato a una nuova vita, oppure chissà, qualsiasi altro momento felice della vita che può arrivare.
la cosa bella è che quando noi facevamo il primo disco loro ancora non c'erano, cioè, quindi vuol dire che in qualche modo hanno imparato bene, insomma, quindi sono stati bravi. Che fare? Ho messo abbastanza sciocco. Allora, ma tu hanno già stimato su una metamorfosi? E chi è? Scusate, ma non è digitale, quindi... Nonostante il nylon... Allora, la Calabria è una terra di minoranze. Già sono una minoranza di calabresi in qualche modo, però la Calabria ha i greci, ha gli occitani, forse non tutti sanno che abbiamo anche gli occitani, abbiamo guardia piemontese, li hanno trattati un po' maluccio quando sono arrivati, appena sono arrivati gli spagnoli subito, un bello massacro, arrivederci. Poi abbiamo i greci nella Spromonte Sud e gli albanesi che sono la minoranza più grossa. Queste sono le nostre elaborazioni, un vecchio album che si chiama sempre Bukabu, sono le vaghe, sono delle canzoni di festa degli albanesi che dedichiamo all'unica braccia certificata che è Teresa in sala, quindi per questo punto siamo obbligati a questa. Thank you.
Thank you.
da Costa Ionica. Miracolo dell'effetto serra. Sì. Dunque, una canzone di carnevale. Questa viene da un vecchissimo album dell'88, si chiama La Caravi, La Nave. Era una nave musicale, tra tutti il carico c'era anche questa canzone. Zucco Zucchino che ci ha insegnato una grande voce, che è stata per tanti anni con noi, per tutti gli album, quasi per tutti gli album del Remigio, usava la Tonegna di Crotone, il Papà Nicio di Crotone ci ha insegnato questa canzone molto bella. Abbastanza, cioè molto bella, però diciamo, per quelli che capiscono il dialetto, abbastanza, diciamo, visto che è di carnevale, un po' andiamo sul sexy, abusivo, un po' diciamo porno folk, per cui va bene. Thank you.
scusa, no, questi calabresi non sono mai d'accordo, sono un po'. Io c'avevo un'altra versione, poi non so, decido, posso decidere io, allora decido io, grazie. Allora, la storia d'Italia è una storia strana come l'Italia, non so, perché l'Italia forse, secondo me, è il paese più strano del mondo, almeno per chi si studia la storia. Allora, aprendo un libro di storia nazionale, uno scopre, magari se guarda bene dentro le cose, che ci sono 150 anni di fesserie, più o meno dette bene, più o meno dette male, sarebbe un discorso molto lungo, pure perché in me l'animo del professore scalpita sempre, quindi ci posso fare, quindi c'è questa mania, no, del trovare la verità dal nostro, mi sta venendo, pensa tu come malato, mi sta venendo in mente Wittgenstein, tanto che dal mio concerto non pensa a Wittgenstein, pensa, questa è malattia mentale veramente, però il diavolo si annida nel dettaglio, non so se mi spiego, questa cosa qui, così tragico intellettuale. E questa la società del dance, e quindi non posso citare Wittgenstein. Comunque, più che citare Wittgenstein, vorrei citare una famiglia di pastori sopra Tiriolo, che c'è una famiglia grande, che ci ha insegnato questa canzone, che è una canzone di brigantaggio. Allora, voi sapete che il brigantaggio è stata anche una grossa moda musicale, no? Per cui vari musicisti hanno dedicato all'epica, chiamiamola, del brigantaggio, come forma di resistenza, un po' come questa sorta di sud che è il redentista che si ribellava all'invasione piemontese. Questa un po' è stato vero, un po' è stato falso, nel senso che noi siamo per una visione un po' più open, per cui è vero, ci fu l'invasione militare piemontese, è vero, i contadini meridionali furono trattati veramente molto male, è vero, ci furono dei massacri praticamente da SS, e questo ha iniziato il vecchio odio meridionale verso lo Stato a radici antiche e piuttosto giustificate guardando dentro la storia. E anche vero però che il brigantaggio non fu tutta quell'epica cantata in certe canzoni, no? C'era gente che non lo faceva certo per fare il partigiano o per ribellarsi all'invasore perché voleva la terra, ma lo faceva solo perché era un'occasione per fare qualche rapina, qualche stupro in più, bisogna anche essere onesti rispetto alla propria storia. Però c'è memoria di quella parte di brigantaggio che invece chiedeva dignità, chiedeva giustizia sociale, e c'è memoria anche nelle canzoni. Questa canzone di Tiriolo, vicino a Catanzaro, però in tutta la Sila ci furono diverse bande di briganti, la più famosa era quella del brigante Pietro Bianchi, alla quale più o meno è attribuita questa canzone, che noi abbiamo sentito la versione originale per voce organetto, però l'abbiamo ovviamente cambiata perché noi siamo calabresi cosmici, quindi abbiamo un'identità che non è... c'è chi è agropastorale e c'è chi è agrocosmico, quindi noi siamo... le nostre capre sono sulla galassia di Vega, ognuno ha le sue capre, sono strane, sono astrali. Mi fa parlare con lo spot cosmico. C'è lo spot cosmico, se proprio insistete, sostenete un gruppo povero, comprate il nostro ultimo album. Gratis vi facciamo l'autografo, in un momento di narcisismo spaventoso. Facciamo la notola. E so perché sei pregato di tenere. Yeah.
del gruppo, anche di origine lucane, Nico Canzoniero alla chitarra elettrica. Questa è memoria delle antiche ferrovie calabro-lucane che congiungono le nostre due regioni per paesaggi meravigliosi. Peccato che siano anche quelle in smantellamento come tutti in Italia. Di pazienza. Alla voce, oltre che a uno splendido vestito rosso, Chiara Mastrolucca. Anche se con un programma diverso dal mio, rispettando le diciamo, divergenze di pensiero, alla batteria Mimmo Mellancio. Parte del comitato anziani del gruppo, diciamo, la parte storica, di cui io mi fregio il titolo di grande vecchio, Ettore Castagna, grazie, sono io. E ci sono delle canzoni che nascono ricordando dei viaggi giovanili, no? Poi immaginate una 600 che sale in sila sulle curve di Pentone, non so se siete mai stati da quelle cipocchette panzarezze, per cui io alla quarta curva mi sentivo sempre male, costringevo i miei a fermarsi, e da questi ricordi nascono brani come questo che si chiama Psicosila, cioè la psicosi della sila.